Grazie Presidente. Ci eravamo lasciati lo scorso consiglio con una domanda. Chi sta uccidendo il car sharing pubblico a Milano? Crediamo che sia lei, Assessore Maran. E per parlarne facciamo prima un passo indietro. Il gruppo ATM, attraverso il marchio Guidami, gestisce nel Comune di Milano il servizio di car sharing, nato nel 2004 per iniziativa del Comune e del Ministero dell'Ambiente. È un sistema di noleggio self-service di autovetture, cito testualmente dal sito, a disposizione 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno, in aree di sosta appositamente riservate e distribuite capillarmente sul territorio della città. Il cambiamento principale è stato però diversi anni dopo, il 14 giugno 2013, data in cui la giunta comunale ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per cercare nuovi operatori privati. È da quel momento che è iniziato il car sharing come lo conosciamo oggi. Ma in tutto questo, dov'è finito il car sharing pubblico? Con questa esperienza alle spalle, ricordiamo l'inizio nel 2004, con l'amministrazione dalla sua ovviamente, di sua proprietà, ATM, e i bilanci finalmente in attivo, dato 2013-2012, poteva tranquillamente diventare un leader o sicuramente uno dei soggetti di prim'ordine in città come car sharing. Invece è sparito totalmente. Mentre l'assessore era impegnato a far decollare il car sharing in privato, il car sharing pubblico è stato lasciato in disparte. E lo possiamo vedere da diversi elementi. Primo, il numero delle auto. ATM 130, dati sono di settembre 2014. ATM 130, Twist 500, Enjoy 600, Car2Go 650. Secondo elemento, obbligo di riordino delle autovetture. ATM ce l'ha, Twist no, Enjoy no, Car2Go neanche. È l'unico. Cioè, tu con ATM in questo momento sei l'unico ad essere obbligato a riportare l'auto nelle piazzole e non a lasciarla in giro per la città come con tutti gli altri tipi di car sharing. Da questo ovviamente derivano alcuni elementi dal nostro punto di vista interessanti a livello fiscale, per esempio sui parcheggi, sulle soste. È chiaro che tutto il car sharing non paga sulle strisce gialle e blu, poi si può discutere se sia lecito oppure no, dal nostro punto di vista, se sia pro car sharing oppure esagerato dare la possibilità di parcheggiare nelle strisce dei residenti. Sicuramente la differenza è che il nostro car sharing pubblico paga di fatto o non paga i parcheggi quando una persona lo utilizza e lo parcheggia temporaneamente. Il car sharing privato invece può lasciare in sosta tutto il giorno e se non viene utilizzata per 2 giorni su strisce gialle e blu senza pagare assolutamente niente. E terzo elemento, l'obbligo di servizio pubblico. Car sharing e Guidami ovviamente sta facendo servizio di trasporto pubblico locale, questo è inserito nel nostro contratto e quindi è obbligato a fare car sharing su tutta la città, anche dove lasciarla di notte comporta che ti sfascino il veicolo, mentre il car sharing privato ovviamente no, lascia le auto solo dove è sicuro e serve solo i tratti dove gli è remunerativo farlo. ATM no. E oltre a questo, con l'unico incentivo che differenziava l'offerta, che erano le corsie a traffico limitato e le ZTL, che anche qui si può disquisire se sia giusto o no, sicuramente era l'unico elemento rimasto di vantaggio per cui utilizzare Guidami, è stato tolto dall'assessore solo poco più di un mese fa. Mentre ovviamente ricordiamo che le corsie a traffico limitato, i pass per queste corsie rimangono a politici, alle aziende con più di 10.000 dipendenti, alle banche, ad altri soggetti assolutamente inqualificati per avere questo pass, mentre noi l'abbiamo tolto. Aggiungiamo e termino una citazione dal bilancio 2013 di ATM. Bilancio consolidato. In questa prima fase si è assistito ad una parziale erosione del fatturato dell'azienda, da noi percepita e partecipata, una flessione marginale che rischia però di destabilizzare i margini della nostra attività,
visto che la nostra azienda aveva faticosamente raggiunto l'equilibrio di bilancio. Stiamo parlando solo del capitolo del car sharing. Concludo dicendo che non ho parlato di tariffe, ho parlato solo delle condizioni generali del car sharing, perché con qualunque tariffa, anche la più economica, il car sharing pubblico non sopravviverà con queste condizioni. La prima cosa da fare sarebbe stata rinegoziare subito, nel momento in cui si spingeva al privato, il contratto di servizio di ATM di Guidami. Invece non è stato fatto dall'assessore, non è stato fatto minimamente. Quindi, per il Movimento 5 Stelle, speriamo di essere smentiti, di avere dati, di avere qualcosa in mano che confuti le nostre tesi, lei è responsabile di aver fatto andare fuori mercato il car sharing pubblico, assessore. Quindi speriamo di avere una risposta al più breve, perché dal nostro punto di vista è una cosa di una gravità inaudita. Grazie, consigliere Calise.